torniamo a parlare di salute, perché il 29 di settembre celebreremo la giornata mondiale dedicata al cuore, insomma una giornata importante perché sarà occasione anche di approfondire tutto quel che riguarda le patologie cardiovascolari, ma per fortuna quest'anno, come anche gli altri anni, ci arriviamo preparati. Allora, ci spiega tutto il dottor Domenico Gabrielli, presidente dei cardiologi ospedalieri italiani e direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale Murri di Fermo. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto, buongiorno. E ce lo spieghi. Buongiorno a tutti. La giornata mondiale del cuore segue di qualche settimana il nostro ultimo congresso nazionale, che è il 51esimo, e che ricordo con particolare attenzione perché è stato il primo congresso medico della rinascita, fra virgolette, post-Covid, si è tenuto a Rimini gli ultimi giorni di agosto. E sono stati presentati moltissimi studi ed evidenze scientifiche nuove che saranno sicuramente molto impattanti. È stato per la prima volta un congresso ibrido, con una parte in presenza, anche se ridotta, che rispettava le normative Covid, più una parte web, con una piattaforma dedicata che rimarrà attiva fino a tutto dicembre. Quindi ci sarà poi la possibilità di accedere ai contenuti scientifici anche nel post-congresso. Senta, dottor Gabrielli, di ricerca abbiamo parlato tante volte, siamo davvero a buon punto, eppure le malattie cardiovascolari sono ancora molto incidenti. Perché il cuore è così soggetto, diciamo, a malattie? Questo è vero, nonostante tutti i progressi della medicina e della cardiologia in particolare, le malattie cardiovascolari rimangono purtroppo la prima causa. È la prima? La prima causa di morte, ospedalizzazione e di disabilità, soprattutto in alcune fasce di popolazione. Stiamo procedendo nelle conoscenze, grazie anche alla sempre maggiore consapevolezza dell'importanza dell'ereditarietà e dell'importanza della genetica nello sviluppo di alcune malattie, pensiamo all'ipertensione, alle coronaropatie. Ma i meccanismi sono complessi, per cui non è semplicissimo riuscire a intercettarli. Lo studio dei big data, la possibilità di monitoraggio mediante anche strumenti di normale uso quotidiano, pensiamo alla possibilità di monitorare il ritmo cardiaco e quindi di riuscire a intercettare per esempio episodi di fibrillazione atriale precocemente, quindi di instaurare un adeguato trattamento che consenta di ridurre il rischio di ictus, di disabilità e di altri eventi è fondamentale. Noi siamo fiduciosi che progredendo le conoscenze scientifiche e utilizzando anche l'intelligenza artificiale in medicina si riuscirà sempre di più a prevenire. Quanto incide l'intelligenza artificiale in questo tipo di ricerche? Ma l'intelligenza artificiale è un campo in pieno sviluppo. Considerate che, per esempio, il congresso ANCO dell'anno prossimo sarà proprio sulla cardiologia digitale, perché sempre di più le possibilità tecnologiche e la interpretazione dei dati effettuati da sistemi esperti avranno importanza anche nella vita quotidiana, nella prevenzione, ma anche nelle malattie acute cardiovascolari, con la possibilità di permettere un inquadramento precoce, un adeguato trattamento anche in situazioni limite. Allora, scusa. No, figurati, possiamo farlo insieme. Quando il cuore invecchia, il cardiologo ha anche un valido, un aiuto in più che è la figura del geriatra. Allora ce lo racconta Chiara Del Gaudio con la regia di Anna Battipaglia. Il paziente anziano con patologia cardiovascolare è tra i più complessi della medicina. Giuseppe Zuccalà, direttore della divisione di geriatria della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, è pronto subito a fornircene alcuni esempi, vero professore? È vero, basti pensare che un anziano con scompenso cardiaco in Italia in media ha 7 patologie associate da controllare insieme allo scompenso. E questo rende conto della sempre più stretta collaborazione tra geriatra e cardiologo, che sta portando dei progressi non soltanto in clinica ma anche nella ricerca.
Oggi sappiamo infatti sempre di più sullo stretto legame che esiste tra cuore e cervello. Sappiamo per esempio che la maggior parte delle demenze di Alzheimer o vascolari sono legate molto spesso a dei valori pressori elevati non riconosciuti e non trattati intorno ai 40-50 anni, tanto che l'unica arma di cui disponiamo oggi in effetti per prevenire la demenza è il controllo stretto dei valori pressori intorno ai 40-50 anni. Trattando l'ipertensione arteriosa curiamo il cuore ma curiamo anche il cervello. Molti dei farmaci della classe dei sartani e degli ACE inibitori che noi utilizziamo per abbassare i valori pressori hanno in effetti un'attività all'interno del cervello proteggendo i neuroni. Noi sappiamo che i neuroni non possono dividersi per riparare i danni e possono evitare che il danno sui piccoli vasi inneschi la cascata che porta alla formazione di proteine patologiche come l'amiloide, che sono poi responsabili dello sviluppo della demenza di Alzheimer e di altre demenze. Di più, oggi si sa che questi sistemi all'interno del cervello sono attivi anche nella genesi di patologie degenerative come il morbo di Parkinson. Quindi questo di curare il cervello con l'utilizzo di farmaci antipertensivi è una nuova frontiera in ambito medico. Ancora oggi sappiamo che molte demenze possono essere prevenute dal riconoscimento precoce della fibrillazione atriale che provoca ictus e demenza da ictus e che nei suoi primi stadi è totalmente asintomatica. Grazie. Grazie a voi. Senta, dottor Gabrielli, siamo diciamo alla vigilia dell'autunno e in molte occasioni insomma, è stato ripetuto che ci potrebbe essere una recrudescenza della pandemia, del coronavirus. Come vi state preparando voi cardiologi, anche perché in questi mesi abbiamo letto di come il coronavirus e quindi il Covid-19 può avere effetti anche proprio sul cuore? Sì, è assolutamente vero. Abbiamo utilizzato anche il momento congressuale per una riflessione profonda sull'impatto della pandemia sul sistema sanitario e sulle cardiologie in particolare e tutte le problematiche legate da un lato, per esempio, alla mancata erogazione di una serie di prestazioni cardiologiche dovute in parte alla assenza in molte strutture di programmi di telemedicina e telemonitoraggio che avrebbero ridotto questo impatto, ma c'è anche la problematica legata al fatto che i soggetti cardiopatici sono più esposti alle complicanze del virus e il virus può determinare a livello cardiaco delle infiammazioni del muscolo, del pericardio, dei veri e propri infarti, delle tromboembolie. Il problema di fondo che si è scontato soprattutto nella fase iniziale della pandemia è stata la riduzione degli accessi anche in emergenza, per esempio per infarto, e il messaggio che deve passare chiaro è che si sono strutturati dei percorsi sicuri che consentono ai pazienti Covid di avere un accesso e un'equità di cura, come è giusto che sia anche per problemi cardiologici, ma ai pazienti cardiopatici di essere accettati in ospedale in sicurezza. Quindi il messaggio è: curatevi anche durante il Covid, perché di malattie cardiovascolari purtroppo si muore. Ecco, prima di salutarci, professor Gabrielli, diamo qualche ultima raccomandazione, particolare magari per le donne. Rapidissimamente, la cardiologia di genere ormai è riconosciuta essere una parte importante della cardiologia, cioè lo studio di tutte quelle che sono le differenze non solo fra i sessi, ma di genere, cioè biologiche, fisiologiche e di società. Volendo concludere, un messaggio rapido direi alle donne: donne, ascoltate il vostro cuore e non solo metaforicamente, perché è un po' diverso dal cuore maschile, quindi bisogna avere particolare attenzione a alcuni punti. Grazie dottore, prima di salutarla dobbiamo ricordare Marco che Gabrielli si fermerà nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Potete interagire direttamente con lui tra poco a partire dalle 8 attraverso la nostra pagina Facebook che è Mattina Rai 1, è certamente un'occasione da non perdere.